seconda diretta, la prima l'ho cancellata perché era pessima, la connessione non era buona e si vedeva a scatti. E quindi proprio era disturbata, chissà perché. E quindi ciao a tutti e riprendo un po' quello che è stata la linea, insomma, la traccia della precedente live che poi ho cancellato e rispondo salutando di nuovo salutando Lorena che ha fatto la richiesta di una carta e anche Marisa. Le carte richieste oggi per diciamo il nostro nono giorno di lettura degli oracoli dell'amore, gli oracoli di Eros e Psiche. Dal sito www.divinart.it, il nuovo sito sul quale potete trovare gli oracoli, le carte quindi, e il libro che è la sua guida. E quindi potete trovarli lì per l'acquisto. Potete anche richiedere, cosa che magari ancora sul sito non c'è, ma che metteremo. Potete richiedere anche una consulenza, chiamiamola così, un incontro di lettura più approfondito su quelle che sono le vostre domande che avete urgenti anche per trovare una modalità diversa, creativa, ecco, di lavorare con la vostra saggezza interiore, incontrare la vostra saggezza interiore. Questo è quello che fa. Questo che aiuta a fare l'incontro con l'oracolo. Nell'antichità era un'altra storia, ma diciamo che la radice è quella. Quindi, vediamo un attimo le carte di oggi. La carta numero 2, eccola qua. Strettamente connessa alla carta numero 3 è l'oracolo proprio è questa è la Sibilla Cumana. Quando la disegnai, mi ispirai a lei, diciamo come immagine. E perché avevo visto questa donna, cioè nelle macchie di colore, ripeto sempre come è stato un po' il processo, da queste macchie che vedete di colore, io vedevo nella mia mente, ma l'ho visto poi proiettata nelle macchie, vedevo che c'era appunto questa figura. Vedete che ha gli occhi che guardano in questa posizione, sono in questa posizione. Ha questo fascio in testa e ha un rotolo di fianco e anche sembra anche una luce di fianco. C'è un pianeta, c'è un'altra figura qua che la. Eccolo qua. Che sembra che mi mandi qualche input, vediamo così. Quindi, oracolo come potete vedere leggere dalla guida, è proprio l'inizio si può dire, è nell'inizio del mito e della favola di Eros e Psiche. E nel libro lo spieghiamo bene e utilizziamo proprio questi oracoli nello stesso tempo per raccontare questo mito e per anche far capire come le varie personaggi siano un po' tutti parti di noi, di questa bellissima storia, che possiamo, come dire, abitare di nuovo. Quando incontriamo questa carta, perché quando è che incontriamo questa carta? Chissà qual è stata la domanda di Lorena, se non sbaglio, proprio riguardo a questa, perché ha scelto il 2. Lei non poteva saperlo, certo, no? Perché usciva l'oracolo. L'oracolo veniva consultato proprio anche per prendere delle decisioni importanti. Non so se magari in questo momento Lorena si trova a voler a un po' un bivio o che debba fare delle scelte. Se potessimo, scusate, ho i capelli che vanno dove vogliono loro, se potessimo parlare di questo, io farei, ecco, questa domanda, no? A Lorena per poter, ecco, piano piano andare a trovare la vera domanda che c'è dentro
dentro di lei. Quindi attraverso questo mezzo, fondamentalmente è un mezzo, questo mezzo possiamo accedere al nostro oracolo interiore, alla nostra sibilla interiore. Possiamo anche essere noi la sibilla. Esistono delle carte, delle sibille. Esiste il fatto che le sibille sono esistite veramente. Sono state proprio rappresentate, vedete, nella Cappella Sistina, negli affreschi di Michelangelo, e lì abbiamo, penso che siano 11, se non sbaglio, 11 sibille. Chissà perché in un luogo sacro ci siano proprio le sibille. Chissà perché. Allora, io volevo consigliarvi questo libro, perché ovviamente quando sono arrivati questi oracoli, cioè ogni volta mi facevo una domanda, penso, chi è questa, cos'è, perché comunque per me è stato importante l'incontro con l'oracolo e è un incontro che mi ha permesso di conoscere meglio i miei talenti e anche di esprimerli. Nel libro lo dico meglio, insomma, di quello che posso dire adesso qua. Questo libro, Sibille Profezie, volevo leggervi, si staccano le pagine, vuol dire che se si staccano le pagine vuol dire che è incollato male, ma che anche l'ho letto, è passato attraverso le mie mani. Che figure sono le sibille? Ecco, tanto per... Ma è un bellissimo libro, fatto molto bene, chiaro, semplice, e ti apre un po' la conoscenza all'indagine proprio su queste figure. Adelphi, la figura della sibilla, si sovrappone alla figura storica della Pizia e attraverso quest'ultima il culto di Apollo Dioniso. Delfi per 1000 anni ha rappresentato, 1000 anni, non 2 giorni, il centro oracolare di maggiore richiamo al mondo, e ha fornito ai ricercatori il più importante materiale di studio. Pensate un po' come erano importanti le Pizie e la Sibilla. La Pizia è venuta dopo della Sibilla. Allora, la Pizia arriva dopo la Sibilla, che senza il sostegno di un apparato rituale annunciava l'avvenire. Il primo testo che allude alla figura della Sibilla è di Eraclito di Efeso, che dice: il Signore che ha oracolo di Delfi non dice né cela, fa cenni. Sibilla bocca invasata, stride cose senza riso, né trucco né mirva, col suo grido i millenni scavalca per via di Dio. Eraclito viveva lontano da Delfi, nel paese che creò la figura della Sibilla, e forse per questo motivo egli, con la sua descrizione, sovrappose alla Pizia alcuni tratti della Sibilla. Allo stesso modo, Eschilo ha dato a Cassandra i tratti della Sibilla. E anche la confusione, poi, che ne è derivata, no, fra Pizia e Sibilla, spesso è stata fatta da chi ha scritto anche intorno al luogo, cioè, lontano dal luogo di Delfi. E quindi c'è, proprio ci dice, questo bellissimo libro, ci fa proprio una, ci fa una, ci fa chiarezza intorno a queste figure. E altro che intorno l'importanza, ecco. Allora, un altro gli oracoli, un'altra parte che è dedicata agli oracoli. Numerosi sono coloro che gettano le sorti, rari sono gli indovini. Così recita un detto citato come oracolo della Pizia. E poi anche il modo di porre, cioè, questo oracolo spesso era disperso come le foglie, cioè non era di facile comprensione. Era un po' come un parlare in codice. Serviva qualcuno, appunto, che decodificasse questo messaggio. Come dice Parker, occorre distinguere fra medium,
e chiaroveggente, ma gli oracoli della Pizia sembrano provenire da diversi stati di coscienza, poiché alcuni sono espressi in prima persona, secondo lo stile proprio delle sibille, altri sono in terza persona, oppure sono messaggi del Dio che parla attraverso la voce della Pizia. Nel primo periodo dell'oracolo delfico sembra che la Pizia non cadesse in trance, ma rispondesse a domande che prevedevano come risposta un'affermazione o una negazione. Molto semplicemente la Pizia estraeva da una ciotola un fagiolo, il fagiolo nero era no, il fagiolo bianco era sì. E questo è il principio di on-off e di quello che poi diventa, no, anche questo segno, no? Bianco e nero, diventa come un codice che può formare anche sequenze di il fagiolo nero era un no e quello bianco non sì. Per questo motivo si diceva che la Pizia tirava fuori gli oracoli. Plutarco, che fu sacerdote ad Delfi, ricorda anche una Pizia che parla prima di essere interrogata, perché il Dio che essa serve ascolta e capisce anche l'uomo muto. La Pizia parlava nel suo dialetto, che non diventò mai una lingua scritta. Secondo Plutarco, infatti non si trova, cioè si trova qualcosa, si è trovato qualcosa scritto. Vedete che questo oracolo ha un rotolo accanto a sé. Qualcosa di scritto, ma scritto dove? Questo rotolo. E poi, volendo, vi lascio di nuovo ecco, questa sibilla profezia che è di Gisella Alberghetti, a cui faccio complimenti per questo libro. E andiamo a vedere cosa invece mi ha detto, cioè, mi ha rivelato, no? Attraverso la lettura intuitiva. L'oracolo. Io sono il rotolo della sapienza. Senza cioè, scritto, e torniamo lì, no? Chi sa che non era scritto? Questo è scritto nel DNA, delle tue cellule. Sono l'oracolo che ti illumina il sentiero della vita. Sono uno scandalo alle tue orecchie. Quante volte sentiamo arrivare una voce e spesso è anche qualcosa che non è facile ascoltare. Una sfida per il tuo cuore, ma solo se mi seguirai troverai Eros. Questo fa psiche, questo fa l'anima, che alla ricerca di Eros, della passione, comincia questo viaggio, ascoltando con tremenda paura, tremendamente impaurita, la voce del cuore, la voce dell'oracolo, è la voce del cuore. Bene, spero di aver risposto, no, che ho, devo rispondere, semplicemente ho trovato questa modalità attraverso questo metodo bellissimo che abbiamo. Allora, l'altra carta è il mostro, vai, collegato, anche questa carta. Marisa, questa è una carta potente, è un mostro che è praticamente come fosse un drago, vedete? È il drago, è il drago dell'Apocalisse. Diciamo che qua si apre, sono due carte che aprono due porte sostanzialmente, eh? Aprono due porte. E sono due. Possiamo arrivare a Eros,
ascoltando il nostro oracolo e andando a contattare l'energia primaria, che abbiamo parlato anche di Pan, no? Della nostra energia istintiva. Però questo è quella energia sessuale, fondamentalmente. Il mostro, io sono il mostro che apre il tuo sesso all'amore e permette la nascita del tuo vero sé. Questi messaggi non sono tanto lunghi, quindi io vorrei tenere proprio un po' questo, no? Anziché raccontarvi delle cose, vorrei che magari sentiste magari come vi arriva questa immagine e queste parole. Non penso di dover aggiungere altro. È importante, quando ci avviciniamo all'oracolo, come si dice, c'è una sorta di, come dire, di ritualità, no? Di ritualità. Cos'è un rito? Sono delle azioni ripetute, creando uno spazio sacro. Quindi, quello che possiamo fare ogni volta per trovare dentro di noi, no, quella connessione con la nostra, chiamiamola saggezza, il nostro sé superiore, è creare questa situazione di spazio protetto, di creare il nostro rito personale. Questo lo spieghiamo anche un po' nel libro, è un suggerimento ed è proprio personale, direi. Proprio personale, c'è chi ha più facilità, in un senso, facilità, lo sente maggiormente, no? Magari mette i fiori, senza neanche forse avere tanta consapevolezza a volte del perché mettiamo, usiamo quello anziché quell'altro. Ci sono tante bellissime indicazioni, dobbiamo forse un po' tornare a questa sacralità quando, ecco, incontriamo quella parte di noi al quale noi diciamo ci inchiniamo in qualche modo, perché è qualcosa che è proprio nel nostro DNA, nella coscienza, nell'inconscio collettivo e ne abbiamo anche timore. Mi ricordo che inizialmente ero molto intimorita avevo paura, ecco, di affrontare queste parti di me. Ma poi ho trovato la via, che è quella proprio dell'espressione attraverso l'arte. Arte è fare anche, mettere su, apparecchiare, preparare uno spazio e anche, no, di predisporlo affinché io lì mi ci sento bene e lì sono proprio dentro me stessa. Abbiamo bisogno di fare questo, siamo distratti da mille cose e ognuno attraverso un suono, attraverso la musica, attraverso i gesti, trova questo spazio per sé. È qualcosa che può trasformare la propria vita sicuramente. È una voce che sentiamo perché ce l'abbiamo tutti, indistintamente. Ma che a volte non so, non, come dire, cioè siamo stati allontanati, ecco, siamo stati allontanati da queste modalità. Perché l'abbiamo sempre fatto? Cioè, non l'abbiamo sempre fatto. Nel nostro DNA cosa c'è? La memoria della nostra evoluzione di essere umani. L'uomo inizialmente, cosa faceva? Dove guardava? Guardava la stelle, guardava terra e l'ambiente, che è la natura che gli parlava. Poi a poco. Questa natura è stata antropomorfizzata, cioè è stata resa, no? È stata letta attraverso l'essere umano che lo legge, quindi gli dà forma, gli dà un nome. Ritroviamo un po' questo, insomma, nella divinazione. Non a caso avviene attraverso anche a volte le foglie. Io posso dire le foglie oppure, non so, le conchiglie, c'è tutto, c'è chi legge appunto che c'è chi ha poi ha tutte le sue. Io anch'io mi sono messa a mettere le conchiglie, ma non sapevo, ma ancora prima di
proprio perché mi piacciono le conchiglie, sono affascinata. E poi, non so, vedere dei segni, tutto è sincronico, nell'universo tutto è sincronicità. E quindi segni che diventano simboli, che stanno per qualcosa. E quindi diventa una divinare i nostri segni attraverso l'attenzione a questo. E questo qualsiasi cosa può diventare significativo. Le nuvole, la prima cosa, il primo incontro per me è stato con le nuvole, da piccola. Guardavo e vediamo le forme. La mia maestra mi ha insegnato, mi ci ha messo lì a guardare il cielo una mattina e noi vedevamo appunto le forme, animali, cose. Fantastico. Questo è tornato poi con il lavoro degli oracoli. Incredibile, ma è così. E nella semplicità, riconnetterci con la parte anche giocosa. Quindi, queste sono cose serie, ma sono anche, vogliono essere anche modalità leggere per potervi lasciare questo, farvi rendere, cioè magari non farvi, cioè, praticamente vorrei che fosse più di uso comune il fatto, comune, diffuso, il fatto di poter avere una connessione maggiore con la propria sorgente interiore. Se no ci lasciamo manipolare, no? Diamo il potere a qualcun altro, ecco, riprendersi un po' questo, noi come donne abbiamo questo potere, anche questo potere, e da usare chiaramente in maniera positiva, ma possiamo anche passare anche attraverso questo dei messaggi molto profondi, ecco, con leggerezza, profondità e leggerezza, le due cose che non vanno disgiunte. E c'era qualcosa di bello che avevo trovato prima nel libro, ma forse era nell'altro che volevo leggere, ma vediamo se c'era qualcosa d'altro. Spero di avervi risposto. Va bene. Ah, mi piace questa, la bella questa. Sono tante belle date, c'è tante cose, veramente è un bellissimo libro, quasi direi manuale. Allora, dalla Pizia venivano sempre lezioni di modestia. Non superare la giusta misura. Ecco, questo anche dare consigli. Sa, cioè, come dire, sono sa, è soggetto. Non superare la giusta misura. L'offerta del povero è la più preziosa. Il Dio considera di più l'intenzione che l'offerta. Queste sono cose antichissime, ci pensiamo. Occupati di ciò di cui vale la pena. Chi ha il cuore malvagio si ritiri. Il suo corpo lavato non purificherà la sua anima. E così la Pizia ci ha dato un altro consiglio. Bene. A domani per un altro incontro con la Sibilla. La giusta misura, mi dice la Pizia, no? Una carta al giorno. La giusta misura. È una scelta. Ho scelto di fare questo, magari tralasciando altro. Avrei potuto fare dei video diversi, ma penso che questo momento, mi debba prendere cura di questo dono, portarlo, lo considero un dono che ho ricevuto. Penso che, insomma, dargli la giusta importanza, il giusto valore e dare possibilità ad altri di conoscerlo, sia anche questa parte di fare il mio lavoro con amore, il mio lavoro di arte terapeuta. Ciao a tutti, a domani per una nuova lettura.
Ciao, grazie dell'attenzione.